Perfetto, siamo in diretta. Allora, saluto tutti i seguaci di Braco Italiano TV e ringrazio il dottor agronomo Francesco Santilli per aver accettato appunto di partecipare a questa serata. Grazie a voi per l'invito. Per me è un piacere. Francesco Santilli, probabilmente molti di quelli che ci seguiranno questa sera. Lo seguiranno anche sulla sua pagina Facebook, Gestione Faunistica, che almeno per me da sempre ha sempre dato insomma, degli spunti per conoscere, apprendere meglio quello che è la gestione della piccola selvaggina stanziale. Francesco, se vuoi fare un po' una presentazione del tuo lavoro, la tua, insomma, le tue esperienze nella gestione della piccola selvaggina stanziale. Sì, io ecco appunto come formazione vengo dalla zootecnia e quindi io all'inizio diciamo sono cominciato a occupare di allevamenti di selvaggina e poi diciamo è stato il periodo diciamo anche in cui partivano gli ATC e quindi è stato poi di conseguenza inserirsi in questo settore e appunto sempre un po' privilegiato la piccola selvaggina stanziale. Sia perché appunto l'avevo inizialmente seguita da un punto di vista zootecnico e poi perché da agronomo è quella è la fauna degli ambienti agrari e quindi si collega anche a tutte le problematiche ambientali degli agroecosistemi. Quindi mi interessa molto, ecco, questo aspetto, questo collegamento, ecco, perché se si cura questa selvaggina, è indicativa della, diciamo, della qualità dell'ambiente agricolo, insomma. Certo. Allora, io direi che possiamo cominciare un po' a carico subito le slide, un secondo solo. Ok, dovrebbero essere condivise le slide, giusto Francesco? Sì, io le vedo benissimo. Perfetto. Ok, quindi questa sera parliamo con il dottor agronomo Francesco Santilli della gestione della. Si vede ancora? Sì. Perfetto. Sì, lo vedo. Della gestione della piccola selvaggina stanziale. Quindi, cosa sta vivendo la selvaggina stanziale in Italia? Che possibilità abbiamo per recuperarla? Le problematiche che hanno portato a una diminuzione di questa selvaggina, tratteremo anche il tema delle immissioni nelle prove di lavoro, ma anche diciamo quelle effettuate dagli ATC a scopo insomma, di ripopolamento, poi accorgimenti che devono essere adottati durante le immissioni di questa selvaggina. Ok, quindi partiamo un po' con il declino, Francesco. Cosa sta vivendo questa selvaggina, non solo in Italia, ma in teoria anche un po' in tutta Europa, giusto? Sì, direi che questo declino è registrato un po' in tutti i paesi europei ed è legato prevalentemente alla trasformazione dell'ambiente agrario. Questo è un ambiente che si è trasformato, si è soprattutto semplificato e chiaramente creando un ambiente meno ospitale per queste specie, ma direi per tante altre specie tipiche dell'ambiente agrario, tanto che abbiamo un indice, l'Unione Europea adotta un indice che si chiama Farmland Bird Index, e cioè l'indice dell'avifauna degli ambienti agricoli, e questo indice è purtroppo in continuo declino. Il declino è stato maggiore in anni passati, però diciamo, non abbiamo ancora visto un'inversione di tendenza. E sulla piccola selvaggina abbiamo visto addirittura dei veri e propri crolli. A seconda delle zone, più del fagiano che della lepre, e poi abbiamo questa enorme difficoltà della starna, che da noi è mai estinta, e quindi con tentativi di reintroduzione, ma anche in tutti gli altri paesi europei, tranne qualche isola felice, diciamo, la starna è una specie in gravissima difficoltà, insomma. E oltre, diciamo, all'aspetto agricolo, c'è, cioè,
legato a questo c'è anche l'aspetto dei predatori, cioè le modificazioni dell'ambiente hanno reso anche, diciamo, la vita più facile ai predatori generalisti, quindi volpi e corvidi, i quali essendo svincolati, diciamo, dalle risorse naturali, perché approfittano di quelle umane, perché si adattano ad ambienti anche più monotoni, è chiaro, diventano, il loro effetto, la loro azione di predazione diventa più pesante. Ok. Prego, scusa Francesco. Ma anche poi, diciamo, le situazioni sono anche diversificate, no? Perché l'Italia poi è anche un paese, diciamo, molto vario, insomma, ecco. Quindi però abbiamo nelle zone dell'Italia centrale anche l'abbandono delle aree collinari, ovviamente un fattore, oltre che l'intensificazione, è anche un altro fattore critico, ovviamente, perché venendo meno l'agricoltura in zone collinari, si viene meno anche l'ambiente per questi animali, e ovviamente è reso invece questo ambiente più favorevole ad altri, tra cui chiaramente gli ungulati, il cinghiale abbiamo visto a sua volta anche questo ha un impatto purtroppo negativo sulla piccola selvaggina, perché abbiamo constatato anche con delle ricerche, una tesi abbiamo fatto proprio con Davide Senserini all'Università di Firenze, con nidi artificiali, abbiamo visto che la predazione del cinghiale può raggiungere sui nidi delle percentuali anche piuttosto alte, cioè in zone dove il cinghiale è abbondante e abbiamo un surplus di perdite dovute alla predazione dei nidi da parte di questo animale. Quindi anche questo è un ulteriore problema. Anche soprattutto per l'espansione che sta avendo questa specie, poi in tutta Europa, ma anche appunto in Italia, per cui insomma, magari zone finora dove non si vede il cinghiale, in futuro può diventare un problema per questa selvaggina. Oltre a essere un problema anche per l'agricoltura, per i danni che crea, ovviamente. Insomma. Indubbiamente. Ok, allora partiamo un po' con quella che può essere una prima tematica, insomma, che causa questo declino della piccola selvaggina stanziale. Hai messo queste immagini che sono veramente emblematiche, no? Perché è proprio l'aspetto principale che viene trascurato anche nella divulgazione, è proprio questo della semplificazione del paesaggio. Cioè si imputa spesso, si parla della chimica, no? Dei pesticidi, che certamente sono dei fattori negativi, ma l'affetto principale, ciò che veramente crea l'ambiente per la piccola selvaggina, è la struttura del paesaggio, un paesaggio variegato, con colture diverse, quindi rotazioni, con elementi fissi del paesaggio, ne possono essere siepi, boschetti, le bordure. Questo è un ambiente in cui si trova bene la piccola selvaggina. Viceversa, ecco, queste trasformazioni che vediamo sono un impatto pesante, insomma, molto pesante, in alcune situazioni veramente drammatico, e quindi qui chiama in causa... c'è neanche bisogno di spiegarlo tanto, insomma, ecco, cioè abbiamo periodi in cui non c'è cibo e soprattutto non c'è pochissimo anche riparo dai predatori. È chiaro che il predatore qui si muove bene, che comunque una volpe trova da mangiare comunque e si ripara anche in un ambiente urbano, anche in uno scarico di una vigna, in una fognatura. Mentre invece il fagiano no, la lepre no, ha bisogno del suo ambiente particolare, e quindi qui, diciamo, entra in gioco un po' la politica agricola, ecco, insomma, e quello che un po' sto cercando di far capire è che il mondo venatorio deve diventare un portatore di interesse di una politica agricola che in qualche modo cerchi di conciliare la produzione di cibo però con la biodiversità, che è l'obiettivo poi anche delle politiche agricole a parole, no? Poi nella realtà chiaramente le cose sono un pochino più complicate. Sì,
che chiaramente difende i suoi interessi, comprensibilmente, insomma, ecco. Mi vengono in mente un po' tutti i piani di sviluppo rurale a cui, insomma, può accedere un agricoltore per magari destinare in colto alcune aree o comunque non fare proprio queste semplificazioni del paesaggio che riducono proprio, insomma, quella che è la biodiversità di questi ambienti. Sì, ora chiaramente i piani di sviluppo rurale sono regionali, quindi ci sono differenze tra regione e regione. Alcune regioni magari hanno inserito anche finanziamenti per la parte, diciamo, che può interessare la fauna, altre magari meno, però sostanzialmente sono tutti abbastanza carenti da questo punto di vista. Direi che qui la partita la giochiamo ormai con la prossima riforma della PAC, che comunque è alle porte, che partirà nel 2023, ma lì è importante non farsi trovare impreparati, perché questa riforma prevede il cambiamento rispetto a quella attuale. Avremo, diciamo, l'Unione Europea preparerà degli ecoschemi, quindi che hanno proprio la finalità di ripristinare la biodiversità, e qui sarà un po' compito poi delle regioni che recepiscono poi le direttive europee a scegliere quali ecoschemi o metterli a punto, quali poi dovranno essere applicati. E qui, ecco, è importante farsi un po' sentire come associazione venatoria. Diciamo che è anche estremamente importante, sarebbe un'opera di divulgazione, perché gran parte, diciamo, delle misure agroambientali, al di là che devono essere anche adeguatamente finanziate, quindi l'agricoltore deve avere la compensazione giusta, però diciamo che anche tanti aspetti sono in realtà vantaggiosi per l'agricoltore stesso. Oggi ci si rende sempre più conto che, ad esempio, un ambiente agricolo più diversificato tiene una fertilità maggiore nel tempo, è vantaggioso, e riduce poi, chiaramente, se faccio rotazioni ho meno bisogno di fertilizzanti, ho meno bisogno anche di diserbanti, perché chiaramente il controllo, la rotazione agricola, le tecniche agricole possono tranquillamente ridurre, diciamo, anche l'esigenza di ricorrere a questi, alle sostanze chimiche, con una attenta gestione agronomica, insomma. Ecco, ci sono delle sperimentazioni importanti, così come un altro aspetto importante è quello di, forse fondamentale, cioè l'agricoltura deve avere spazi seminaturali, cioè fondamentalmente per ripristinare la piccola selvaggina abbiamo bisogno di un 10%, grosso, diciamo così, una cifra così un po' grossolana, ma che grosso modo è quella che possiamo, su cui anche la maggioranza degli agroecologi sono d'accordo, un 10% di ambienti seminaturali, possa essere il boschetto, può essere la siepe, ma può essere anche, come è stato messo a punto in alcuni paesi, una striscia fiorita sul bordo del campo, oppure al centro dell'appezzamento che divide magari due appezzamenti grandi. Questo porta a una grandissima biodiversità, non è solo poi la piccola selvaggina, ma anche insetti impollinatori, e questo si è visto anche vantaggi alla fine agronomici, perché comunque una banchina in erbita ricca di insetti sono anche insetti predatori dei fitofagi, per cui ci aiuta, diciamo, c'è meno bisogno di insetticidi, perché in qualche modo faccio una lotta integrata di tipo biologico, facendo fare ai predatori naturali il loro lavoro. È lo stesso per l'impollinazione, ecco, che chiaramente è per certe colture importante. Quindi pensiamo anche alla viticoltura, per esempio, no? La viticoltura, diciamo, anche questa è una monocoltura, è la viticoltura moderna specializzata. Anche qui, inserendo però un po' di spazio, un pochino di biodiversità, un pochino di strisce, diciamo, di prato, campetti sparsi, vediamo che la lepre ci sta benino, ma in una monocoltura di viticola e basta, insomma, qualcuno si comincia a lamentarsi. Le opportunità, okay, ecco, poi ci sono, ecco, vanno messe in pratica, vanno fatte conoscere e poi rese ovviamente anche operative con gli strumenti che dicevi prima dei PSR. Esatto. Pensavo un po'
diciamo, per quelli che sono i portatori di interesse per questa selvaggina, parlo un po' per la mia realtà, che è la realtà vicentina e veneta, dove in ogni comune ci sono tantissime sezioni di cacciatori, e penso a come magari potrebbe essere un'unione di queste nel destinare dei fondi per magari andare incontro a quegli agricoltori che attuano queste misure, e quindi queste misure di miglioramento ambientale, insomma, secondo te è una cosa che potrebbe essere fatta a livello Sì, locale, possono esserci dei credo di sì. risvolti? Certamente sì, ovviamente anche qui bisogna un pochino trovare il quadro anche normativo di riferimento, però se vediamo l'esperienza dei paesi noi vicini, tipo la Francia, di questi tipi di associazioni fra portatori di interesse ce ne sono molti, no? Soprattutto in Francia questa è una cosa molto diffusa, proprio a livello comunale. Gruppi di cacciatori, diciamo, coordinati magari con la mediazione delle camere, delle associazioni agricole o anche con l'ente pubblico, insomma, si formano questi gruppi che portano avanti dei progetti, cioè il progetto Agrifon, per esempio, in Francia, che proprio ha questo obiettivo di ripristinare ambienti più confacenti alla piccola selvaggina, quindi strisce fiorite, queste bordure, le banchine inerbite, Sì, vengono diversificare un fatte. po' l'habitat. Diversificano, ecco, bisogna trovare poi come inserire in un contesto italiano di PSR, di normativa, e nel piccolo poi magari ecco, un ATC eventualmente che ha i propri fondi può anche al di fuori di questo cercare di fare qualcosa, anche se diciamo i fondi che ha l'ATC devono poi possono un po' andare a rifinire e soprattutto essere concentrati nelle zone di maggiore interesse. La base dovrebbe essere fatta dalla politica agricola comunitaria. Ecco, fra le misure che mi sento anche di suggerire che potrebbero essere interessanti, perché queste anche tutto sommato vantaggiose per l'agricoltore, e nel nord Italia un pochino si cominciano a fare, è anche maggiore ricorso alle lavorazioni minime e soprattutto alla semina su sodo, perché mantenere le stoppie, questo significa mantenere le stoppie per più tempo, eh? Le stoppie sono un ambiente, diciamo, favoloso per tante specie, pensiamo all'allodola, oltre che alla lepre, alla starna, e diciamo, la tendenza attuale è quella che dopo la mietitura dei cereali invernali il terreno si lavora, specialmente se il terreno è un po' argilloso si preferisce lavorarlo subito. Questo ovviamente determina la scomparsa di un ambiente estremamente ricco e interessante. Le lavorazioni minime e soprattutto la semina su sodo invece mantengono questo ambiente fino alla semina successiva. Ovviamente ci sono anche qui degli inconvenienti, se il controllo delle infestanti è più problematico, per cui a volte si ricorre di più al diserbo, però diciamo senza ora entrare troppo in dettagli diciamo tecnici, è possibile trovare una quadra e comunque nel complesso questi avrebbero degli impatti positivi. Ovviamente queste sono misure che richiedono finanziamento perché richiedono delle macchine nuove, soprattutto degli strumenti di lavorazione diversi, soprattutto per la semina su sodo, da quelli che si utilizzano normalmente. E sono macchine che anche hanno un costo, ovviamente, quindi è un investimento per l'agricoltore che ha comunque il vantaggio, è vantaggioso perché alla lunga poi risparmia. Perché risparmia sulle lavorazioni e preserva la fertilità del suolo. Però ecco, queste sono cose che sarebbe importante far conoscere, divulgare e quindi mettere in pratica, ma anche tramite PSR con i giusti finanziamenti. Ok, cioè, ci passiamo alla prossima slide, a un'altra problematica vuoi aggiungere qualcos'altro sulla semplificazione del paesaggio? No, mi sembra, ora, grosso modo abbiamo detto tutto, poi sai, Detto, volendo, insomma, un po' le si può problematiche per anche questa selvaggina. approfondire tante cose, però mi sembra che in questa sede serve più fare un quadro generale, insomma. Sì. Ok, allora, parlavamo prima un po' del cinghiale. L'espansione che sta vivendo questa specie, e poi proprio appunto per il fatto che si tratta di un onnivoro, diventa un po' un problema per
per la selvaggina stanziale, insomma. E poi anche soprattutto in certi ambienti è arrivato dall'octono, in missioni o quant'altro, e quindi può rappresentare un serio problema per la fauna, diciamo, del luogo. Insomma, anche con i danni del gruppo Reata. Sì, sicuramente ha un impatto sulla piccola selvaggina. C'è una correlazione diretta e credo che l'aspetto sicuramente maggiore è quello della predazione dei nidi. Quantomeno diverse ricerche lo dimostrano. Detto, noi abbiamo fatto una in Maremma con Davide Senserini, collega, agricoltore e cacciatore, e quindi abbiamo visto una predazione abbastanza importante, che si può arrivare al 30% dei nidi distrutti dal cinghiale, quindi è una componente, diciamo, poi soprattutto aggiuntiva rispetto alla perdita di nidi, che è già comunque importante, dovuta agli altri predatori, come possono essere i corvi, come può essere la volpe, come possono essere altri mustelidi, come possono anche le stesse operazioni agricole di falciatura, che determinano anche queste delle perdite importanti. E ovviamente va a incidere sul successo riproduttivo e quindi chiaramente diventa un problema. Detto questo, cioè, credo che stiamo attenti a non criminalizzare una specie. Soprattutto perché poi si innescano sono anche delle dispute fra tipi di caccia che alla fine non ci fanno bene. Ecco, il cinghiale è comunque un animale che ha tutto il diritto, ha una sua storia, perché anche se è stato reimmesso, voglio dire, è sempre stato presente sul nostro territorio, insomma. Però ecco, bisogna trovare delle forme di gestione che consentono di tutelare la piccola selvaggina. Quindi un conto è l'area, diciamo, boscata, nell'area, diciamo, da ungulati, un conto è l'area agricola, dove ovviamente qui l'azione di contenimento non può che essere continua ed incessante, senza remore, insomma. Ecco, diciamo, in ambiente agricolo il cinghiale non ci può stare, insomma, fondamentalmente deve essere contenuto il più possibile. Quindi bisogna trovare anche gli strumenti normativi per intervenire in queste aree. Ecco, al di là del prelievo venatorio, occorrono interventi di contenimento. Qui probabilmente anche va rivista la normativa, l'articolo 19 è del tutto inadeguato a affrontare la problematica di fauna sovrabbondante come il cinghiale. E non si tratta di criminalizzarlo, poverino, lui fa il suo lavoro di specie Sì. adattata. Che peraltro, ecco, voglio dire, dà una soddisfazione venatoria a tantissimi cacciatori, però bisogna trovare delle forme di controllo efficaci, evitando conflitti di interesse, ecco, perché a volte poi succede che c'è chi ha interesse che ci rimanga un cinghiale lì e c'è chi invece non interessa. Bisogna invece fare delle scelte abbastanza nette e precise, insomma, ecco, su questo non ci devono essere grossi dubbi. In ambiente agricolo il cinghiale non ci può stare, non è solo per una questione di piccola selvaggina, è una questione di rapporto con il mondo agricolo che è fondamentale. E per evitare, anche perché io vengo dalla Toscana, dove ovviamente ci sono situazioni in cui l'esborso per i danni da cinghiale mette poi in crisi tutta la filiera della caccia, perché poi alla fine, se tutti i fondi vengono impiegati per pagare i danni, non rimane niente per la piccola selvaggina. Questa è una situazione, è solo italiana, in Francia, c'è una zona della Francia, la situazione è drammatica, come e peggio che in Italia. E quindi bisogna sicuramente avere anche delle norme che consentono di intervenire in modo rapido, senza inutili appesantimenti burocratici. Insomma, ecco, la situazione attuale non è quella del 1992, quando è stata approvata la 157, è molto diversa, insomma, ecco. Sì. Non ci aspetta lui nella sua espansione, non aspetta le nostre norme, insomma. Ok. E poi un altro declino, insomma, può essere dovuto alla caccia, non proprio intesa proprio come, però insomma alla gestione venatoria di queste specie, a parer mio. Infatti qui ho messo i punti malgestione.
troppo spesso ci si affida a quella che è selvaggina immessa e quindi decade la figura del cacciatore gestore. E poi anche appunto mi chiedevo se è opportuno, come per la tipica alpina, se sarebbe opportuno iniziare a fare dei censimenti o comunque dei monitoraggi anche sulla selvaggina stanziale appunto di campagna, insomma, tipica di ambienti agricoli. Ecco. Sì, sono perfettamente d'accordo, insomma, ecco, questo chiaramente censire le specie è l'elemento base di una buona gestione faunistica, insomma, quindi trovare delle forme, diciamo, anche semplici, ecco, non c'è bisogno di fare cose particolari, però avere un'idea della risorsa che si va a prelevare è fondamentale. Poi, educativo nei confronti del cacciatore che si rende conto qual è la consistenza, no? Purtroppo, ecco, le risorse anche che stanno scemando per gli ATC vanno a scapito anche della componente tecnica, e quindi ovviamente i censimenti hanno bisogno di un coordinamento tecnico, cioè anche se vengono fatti dai cacciatori volontari per avere un dato che sia poi raffrontabile, quindi utilizzabile in gestione faunistica, bisogna che siano fatti in un determinato modo. Quindi il coordinamento, questo deve essere, ha bisogno di una competenza tecnica specifica, insomma, ecco. E questa è una difficoltà, appunto, perché purtroppo in molte realtà ormai anche la componente tecnica tende a essere, diciamo, marginalizzata, sottoutilizzata, e questo diventa un problema. Poi, che dire, bisognerebbe uscire soprattutto da questa logica un po' del caccia e spara, insomma, ecco, diciamo che la pronta caccia è un danno, oltre che un danno, diciamo, alla selvaggina naturale, ma è un danno di immagine enorme, insomma, secondo me, veramente nefasta. Purtroppo constato che ancora ci siamo un po' troppo affezionati, sento dei discorsi a volte anche da qualche presidente di ATC, ma insomma, ma le sezioni, poi le tessere e tutto quanto. Bisogna avere l'occhio un po' più lungo, un po' più lungo, perché con questo tipo di mentalità si va veramente a finire. Non credo ci sia un grande futuro per la caccia se non si esce da questo modello, che non significa che non si deve immettere un fagiano d'allevamento, ma in qualche modo si fissino dei criteri in cui l'immissione è accettabile da un punto di vista etico e da un punto di vista biologico, ecologico, insomma, ecco, che certamente non è quello della pronta caccia. Allora, una domanda, un secondo solo. Beh, innanzitutto mi sono viene chiesto come il bracconaggio può influire sulla gestione della piccola selvaggina stanziale, insomma. È una piaga, ovviamente. Certo, sì, ovviamente sì, ovviamente, ecco, io non so, perché essendo il bracconaggio un fenomeno occulto, ovviamente è difficile anche quantificarlo. Quindi, e poi varia molto da zona a zona, ecco, insomma, ecco, quindi è difficile. Certamente dove c'è è un problema grosso, insomma. Ma oltre, diciamo, al bracconaggio vero e proprio, secondo me c'è un altro problema, cioè, se andiamo a vedere, mi è capitato, l'abbiamo fatto in passato, mi ricordo con degli ATC di Siena, poi a volte sono riuscito a raccogliere un po' di dati, raccogliendo i dati dei cacciatori, però in alcune zone, quella cosa che ho constatato è che mentre la maggioranza dei cacciatori fa il suo prelievo normale, insomma, ecco, diciamo, secondo delle situazioni, prende 5, 6, 10 fagiani a stagione, insomma, ecco. E ce ne sono alcuni che fanno un super prelievo. Cioè, diciamo, alcuni dati che così vado un po' a memoria, ricavati da letture di tesserini, veniva fuori che c'è un 20% di cacciatori che preleva più del 50% della selvaggina.
Quindi se un 80% si comporta, diciamo, in modo, vogliamo, responsabile, c'è un 20% che sicuramente fa un prelievo non sostenibile. Questo è un po' l'aspetto su cui lavorare. Cioè, no, i cacciatori fanno il loro lavoro e la maggioranza si comporta bene. Però fondamentalmente c'è una parte che non si rende conto, non pensa che la risorsa così sia svincolata dal prelievo. Non è così. E su questo forse bisognerebbe cercare di lavorare, insomma, ecco. Io ricordo una gita con la regione Toscana tantissimi anni fa, mi sembra nel 2000, quindi ormai sono passati 20 anni. Facevamo una gita di istruzione in Francia, in Provenza, nelle zone del sud della Francia, e ci portarono con l'Office Nazionale della Chasse a vedere delle aree di caccia, delle aree di gestione sociale della caccia, diciamo in qualche modo delle aree per un tipo di organizzazione, per tipo di impostazione, possono essere in qualche modo paragonate a degli ATC, insomma. Ecco. E lì sono zone di pernici rosse e in alcune zone avevano cominciato allora a fare il piano di prelievo. Loro chiamano il plan de chasse, mi sembra lo chiamano, o plan de gestion, mi sembra. Cioè, base censimenti, si decideva quante pernici rosse si potevano prelevare in un anno, e queste venivano poi distribuite fra gli iscritti, diciamo, alla zona di caccia, ognuno, come si fanno con gli ungulati con le fascette, c'erano delle fascette apposta che si mettevano alle zampette delle pernici abbattute. Quindi quando uno aveva finito il suo prelievo, aveva finito la stagione, insomma, ecco. La cosa che mi colpì, e mi fu chiesto, ma come è stata vissuta dai cacciatori, diciamo, questa che può sembrare una limitazione? In realtà disse, ma guardi, per la maggioranza dei cacciatori non è cambiato niente. Gli animali che prelevavano erano questi, quelli che gli toccano oggi. Però c'erano quelli che facevano questo super prelievo e quelli si sono dovuti adeguare. Ecco, quindi vediamo, ecco, fu secondo me illuminante, ecco, per dire, ecco, la buona gestione poi alla fine va a vantaggio di tutti. Non è una limitazione che si vuole mettere al diritto di caccia, no, è semplicemente la gestione lungimirante di una risorsa rinnovabile. Indubbiamente. Infatti volevo fare un po' un paragone su quella che è, ad esempio, la caccia agli ungulati, che attualmente in Italia sta vivendo un periodo particolarmente fiorente. Secondo me proprio trova una maggiore accettazione sociale proprio perché diciamo gestisce la risorsa fauna. Secondo me la figura del cacciatore della piccola stanziale sta un po' decadendo la figura del cacciatore gestore, proprio perché in tanti ormai dicono, ma voi andate a prendere i fagiani messi la sera prima. E purtroppo in molte zone, secondo me, è così. E quindi sta a questi portatori di interesse, cioè i cacciatori, rimboccarsi le maniche e dire, ok, basta, adesso insomma cominciamo a gestire. Certo, esattamente così. Ho detto, anche qui l'esperienza, per esempio, ovviamente guardare all'estero, voglio dire, è per ispirarsi, non perché si debba copiare. Però ecco, l'esperienza della Francia, che ha insomma alcuni aspetti, diciamo, non troppo diversi, diciamo, dai nostri, anche per la caccia come fenomeno popolare e non elitario, e ormai tutte le aree di gestione sociale della caccia hanno o un plan de chasse o un plan de gestion. Cioè, comunque, il piano può essere, diciamo, che un piano di prelievo vero e proprio, come si fa con gli ungulati, o comunque, magari in maniera invece qualcosa di un pochino più duttile, comunque dei piani di gestione in cui comunque si fissano le aree, diciamo, dove non si caccia, le aree a dispetto venatorio. Quasi tutti ormai adottano, per esempio per il fagiano, la limitazione sulla caccia alla femmina. Cioè alla fine viene limitata in modo da preservare diciamo lo stato selvatico la parte femminile. Alcuni biologi puristi criticano questo aspetto perché in qualche modo andiamo a modificare il rapporto maschi-femmini, ma in una specie poliginica come il fagiano, secondo me, con un po' di attenzione invece può essere una cosa utile, perché ovviamente se preservo delle femmine selvatiche
e queste hanno più possibilità di covare di quelle invece di allevamento. Quindi in questo modo riesco, viene fatto molto anche in America questa cosa qui, e si riesce comunque a tenere alla fine anche dei carnieri più alti, o comunque certamente non si abbassano. Quindi queste sono cose che potrebbero essere cominciate anche a essere messe in pratica, insomma. E per esempio per la lepre diciamo viene fatta una valutazione del successo riproduttivo tramite la palpazione del tubercolo di Stroh, cioè quella la parte cartilaginea, diciamo, dell'osso, dell'ulna, quindi del polso, diciamo, della lepre, che mi dà l'indicazione se ho una lepre dell'anno, la lepre battuta e la lepre dell'anno, oppure una lepre adulta. E sulla base del rapporto, quindi giovani adulti, diciamo a metà stagione venatoria, normalmente questi ambiti di caccia fanno un rapporto, una riunione, e si decide se posticipare o anticipare la chiusura della lepre. Se ho una buona successo riproduttivo, va di norma avanti fino all'8 dicembre, come avviene da noi, ma in caso di una stagione negativa, è tutto sommato vale la pena preservare il capitale, magari anticipare la chiusura per avere poi l'anno successivo una popolazione più abbondante. Queste sono cose che, ecco, in Francia sono ormai quasi, diciamo, delle cose mai accettate, comuni, ecco, pratica gestionale corrente. Ecco, qui, ecco, queste sono cose che si potrebbe cominciare un pochino a ragionarci sopra, insomma, ecco. Una cosa che hai appena parlato, secondo me, potrebbe interessare i cacciatori che ci stanno seguendo. Al lato pratico, perché io ad esempio questa cosa non la sapevo. Parlavi di questo tubercolo cartilagineo nella lepre. Proprio lato pratico, insomma, come si fa a riconoscere un animale giovane da uno, diciamo, da un adulto, cioè un animale dell'anno da un adulto? È molto semplice. Ora non ho magari una slide dietro, però ecco, se vedete il mio polso, praticamente voi sapete la zampetta della lepre, risalite un centimetro sopra l'articolazione, diciamo, del polso, e qui si sente, se c'è una protuberanza, abbiamo un animale dell'anno, un animale con meno di 9 mesi, quindi prelevato, diciamo, fa conto alla fine di settembre, tra settembre e ottobre, al 90% è un animale nato nell'anno, quindi è un giovane. Se invece questa protuberanza non la sentiamo più, è molto evidente, abbiamo un animale adulto. Quindi, facendo un campione, se io ho una statistica, ho il rapporto giovani-adulti, e quindi ho, diciamo, un resoconto del successo riproduttivo dell'anno. Se l'annata è stata un'annata con molte lepri, con molta... nate chiaramente con cattivo tempo, o con magari con primavere molto, molto piovose, molto fredde, chiaramente spesso hanno delle sono annate in cui chiaramente abbiamo un'alta mortalità di leprotti, una più alta mortalità di leprotti, e quindi magari è l'annata in cui vale la pena magari limitarsi un pochino per poi riprenderlo l'anno successivo. Tutte queste cosine comunque le trovate sui nostri libri che ho scritto insieme a Roberto Mazzone della Stella, tutte le foto, così come ci sono anche sulle pubblicazioni dell'ISPRA che trattano appunto della lepre. Apro una parentesi, mi avevi parlato ieri la casa editrice dove si trovano questi libri, perché io ero curioso, penso che in questo momento anche diversi cacciatori che ci seguono, insomma, siano curiosi. Sì, allora, la casa editrice, sul sito internet si possono acquistare direttamente i libri, la casa editrice è Geografica, e quindi la cercate su internet, Geografica col PH, Geografica Edizioni, e lì trovate i libri, oltre a quelli miei, di Roberto Mazzoni della Stella, trovate quelli di Paolo Varuzza sugli ungulati, che sono utilissimi per chi magari vuole prepararsi a questa caccia, deve dare l'esame di abilitazione. Ecco. Ok. Purtroppo, spesso, diciamo, la vendita dei libri la facevamo nelle serate che giravamo un po' l'Italia a presentare questi libri, e purtroppo con il Covid siamo bloccati, quindi, diciamo,
se ci date anche una mano a vendere i libri, acquistandoli magari online, magari a gruppi, che se le acquistate magari più copie, chiaramente vi costano meno, e magari li distribuite, magari mi appello un po' alle associazioni, alle associazioni comunali, ecco, che magari possono avere quindi a un prezzo tutto sommato poi conveniente uno strumento utile, perché appunto sono dei libri scritti per l'utilizzatore, ecco, non sono dei libri per il ricercatore, o sono libri che possono essere letti da qualunque appassionato, con molte illustrazioni che spiegano i concetti, le possibilità, ma dei libri proprio manuali, insomma, tecnici, pratici. Infatti, come ti dicevo ieri, secondo me questa cosa qua, come insomma, si parlava ieri, sono questa gestione di questa selvaggina è tanto per sentito dire e poco appunto di studiato e insomma poco tecnico scientifico, insomma. Per questo sì. Secondo me questi portatori di interesse, o comunque bisognerebbe cominciare ad adottare certi manuali o quant'altro, e poi durante la stagione venatoria e dopo ragionare nella gestione corretta di questa selvaggina. Esattamente, sì, su questo settore esistono tantissime credenze, tantissime leggende, come tutte le leggende hanno una parte di verità, ma è una parte che non è vera, insomma, ecco. E quindi però, ecco, è importante invece sapere bene le cose come stanno. Non esiste ovviamente una verità assoluta, però esistono ovviamente dei principi, esistono dei dati, e è importante, ecco, basarsi sui dati reali e non sulle credenze, insomma, ecco. Ok, esco un attimo così per vedere se qualcuno ha qualche domanda. Allora. Allora, qui si parla appunto a proposito della Starna. In Italia ho assistito a vari progetti Starna proposti con vari ATC con investimenti importanti e tutti coordinati da esperti tecnici faunistici. Ebbene, al di là delle lotte tra le varie associazioni, in seno alle commissioni ATC, al di là degli importanti coperture finanziarie, ho assistito, a parte qualche eccezione, a un completo fallimento, mancanza di volontà politica o mancanza di spessore culturale da parte dei cacciatori. Qui c'è un insieme di fattori, ci sono ovviamente, è difficile dare una risposta. Ovviamente c'è una difficoltà, sulla Starna c'è una grossa difficoltà ambientale, non possiamo dire che possiamo nascondercelo, è un'impresa veramente difficile. Quindi i progetti, eventuali progetti devono essere fatti oggi ovviamente con requisiti importanti in termini ambientali, cioè avere una possibilità. Insomma, analizzare bene la situazione per vedere se vale la pena in quella zona. Però ecco, diciamo che poi alla fine tutti questi progetti, anche quelli un po' più ambiziosi, si sono fermati alle prime difficoltà. Cioè, qui bisogna capire una cosa, siamo di fronte a operazioni complesse e difficili, e non è che si può pensare, lavoro 2 o 3 anni, poi se non va bene, allora non si fa niente, no? Non vale la pena. Qui siamo di fronte a qualcosa che deve avere una durata invece lunga, valutando volta per volta i problemi e gli eventuali insuccessi per capire i motivi. Qual è il motivo di un insuccesso? Spesso, ho seguito anche qualche progetto, però alla fine, non siamo arrivati a sapere perché. Magari avevamo un inizio che la popolazione cominciava a dare qualche segno di stabilizzazione. E nel momento in cui magari appena c'era qualche segnale, il progetto è stato abbandonato e quindi poi quindi le piccole popolazioni non hanno nessuna speranza di sopravvivere. Vanno incontro alla deriva genetica, poi la Starna ha questo problema anche della dispersione. Cioè, più è a bassa densità, più si disperde. Questo perché? Perché queste popolazioni hanno la tendenza, diciamo, innata ad evitare la consanguinità. Quindi una brigata spesso cerca di allontanarsi dal posto di nascita per poter incontrare degli individui con un minimo di diversità genetica dalla propria, in modo da evitare la consanguinità. Quindi ovviamente se la densità è bassa, gli animali tendono a disperdersi maggiormente in questa ricerca. Quindi
Quindi ecco perché abbiamo questi animali che non stanno fermi, si disperdono tantissimo, ma disperdendosi sul terreno molto vasto è come se veramente finiscono nel niente, insomma, ecco, non, e quindi non si forma una popolazione nuova, dove soprattutto quindi non c'è una base di popolazione naturale molto difficile. Dove invece c'è ancora un rimasuglio, diciamo, di popolazione naturale, e i progetti hanno maggiore successo. Infatti vediamo in Nord Europa, ecco, i progetti sulla starna stanno avendo dei risultati anche abbastanza positivi, però ecco, lì non abbiamo avuto mai un'estinzione totale, anche in Inghilterra non c'è stata mai un'estinzione totale, quindi ripartire da popolazioni magari anche piccole, però ancora, diciamo, selvatiche, queste è più facile. Poi ecco, bisogna dire anche un'altra cosa fondamentale, si finisce per non essere seri, insomma, l'esperienza mai ce lo dice, cioè su queste specie, oltre all'aspetto ambientale che è fondamentale, però specialmente in una fase iniziale, io ritengo quasi impossibile prescindere da un controllo dei predatori. Le popolazioni iniziali sono popolazioni piccole, poi lavoriamo purtroppo con animali d'allevamento che sono predati ancora più facilmente, e è difficile secondo me ripartire senza questo strumento. L'esperienza inglese su questo è molto chiara, insomma, ecco, tanto è che addirittura si parla di controllo dei predatori generalisti non solo per la starna ma anche per altre specie di interesse conservazionistico, come possono essere la pavoncella, come possono essere il piviere dorato, perché se le vogliamo salvaguardare, in qualche modo questi predatori generalisti, che in un certo senso sono un po', si sono svincolati da un equilibrio, in qualche modo, ecco, secondo me qui bisogna uscire un po', ecco, da certe considerazioni, chiamiamole tipo ambientaliste, ma anche rispetto di un'ecologia, che ormai, diciamo, non è più nemmeno supportata ormai da evidenze scientifiche. Ecco. Ti ho messo apposta la slide, la vedi, sì? Sì, sì, la vedo, sì, sì. Ho messo apposta su queste specie. E appunto qui ho messo qui i punti. Sì, oggi abbiamo, certamente queste specie hanno un impatto notevole, inutile negarselo, inutile che qualcuno dice che è l'equilibrio preda-predatore, non è mai, abbiamo visto che non è così, insomma, ecco, queste specie hanno un impatto molto molto forte. Detto questo, io sono contrario, diciamo, chi dice, per esempio, non mi trovo d'accordo, quindi bisogna tornare alla lotta ai nocivi. No, qui bisogna essere chiari. Noi abbiamo la necessità di un controllo di queste specie, ma allo stesso tempo essere realisti. Cioè non è che possiamo pensare di modificare col prelievo, diciamo, gli equilibri della natura, equilibri comunque che si sono creati, nuovi, che non, anche, diciamo, anche se non sono dei veri e propri equilibri. È utopistico pensare di ridurre queste specie. Noi le possiamo controllare in alcune zone, e qui è giusto farlo. Cioè, dove abbiamo nuclei, dove abbiamo riproduzione, quindi zone di ripopolamento, zone di rispetto, aziende faunistiche, ecco, qui dobbiamo cercare di essere in grado di fare un controllo vero. Che deve essere professionale, cioè nel senso che non è che deve essere fatto necessariamente da un professionista, deve essere fatto anche da un operatore volontario, ma comunque con una certa professionalità, quindi sapendo quello che si può fare. Quindi è inutile qualcuno che dice ci mettiamo d'accordo, spariamo a tutti i corvidi, cioè queste sono cose che si possono fare, ma voglio dire, non ottieni nessun risultato. Controllo dei corvidi lo fai con le trappole Larsen autorizzate, seguendo le giuste procedure, con personale addestrato nei tempi e nei luoghi giusti. E questo, allora abbiamo dei risultati. No, spesso diventa semplicemente un pretesto per dire ci sono i nocivi, non possiamo fare niente. Questo non è vero, possiamo fare se siamo attrezzati e consapevoli di quello che si fa, insomma.
Sì, appunto, avevo letto di una, mi sembra l'ATC di Rieti, un'ATC di Rieti, appunto, che prevedeva insomma, di dare una coppia di fagiani o comunque starne ai cacciatori che portavano, appunto, accumulavano un punteggio in base ai corvidi o alle volpi abbattute. Secondo te una buona pratica gestionale? Poi mi sembra, non so se le cacciassero solo con il fucile, come hai detto te, con le gambe. A costo di risultare antipatico e qualcuno non sarà d'accordo, io direi che sono iniziative che lasciano un po' il tempo che trovano. Insomma, ecco. Il controllo va fatto in alcuni periodi e in alcune zone. È inutile, è una dispersione anche di energie. Poi si può fare, voglio dire, non è niente, non è che posso dire è sbagliato, ma non è questo, non è questo. Cioè, queste specie, voglio dire, hanno delle capacità di adattamento che la nostra capacità, il nostro sforzo che mettiamo in campo non è in grado di ottenere una riduzione significativa a livello numerico. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Non siamo in grado di fare una cosa del genere. Cioè, anche con queste iniziative, la popolazione di volpe rimane la stessa. Abbiamo fenomeni, chi conosce un po' la biologia sa il fenomeno della mortalità compensativa, cioè io abbasso la densità di una specie momentaneamente, ma e fondamentalmente questo mi comporta un aumento del successo riproduttivo e della sopravvivenza di quelli che rimangono. Quindi poi alla fine, se il prelievo non arriva a quel valore soglia che diventa in cui praticamente la popolazione riusciamo a farla diminuire, dire, non diminuirà. Quindi dobbiamo controllarlo, va fatto in alcuni momenti, in alcuni periodi. Quindi sappiamo benissimo per i corvi il periodo del controllo e il periodo riproduttivo. E il metodo ormai ce l'abbiamo, è un metodo altamente efficace. E quindi concentriamo gli sforzi su queste iniziative, perché con queste abbiamo i risultati. Allora, io ho delle zone di rispetto, delle zone di popolamento e cattura, o comunque delle zone di insomma, del territorio, da come è organizzato, da come è gestito, in cui magari faccio dei riservini, delle aree di riproduzione della piccola selvaggina. Ecco, allora qui bisogna, qui è dove lavorare, insomma, ecco. Non disperdersi su superfici enormi in tempi in cui non è propizio. Sappiamo benissimo per la volpe il fenomeno della immigrazione dai territori circostanti, insomma, che annulla spesso l'effetto del controllo. Quindi, diciamo, l'esperienza inglese ci dice che il controllo, dove è fatto veramente in modo professionale, ha qualche risultato, ma se no, altrimenti è un po' ottiene risultati scadenti. Ecco, quindi noi siamo in un contesto anche diverso di operatori volontari. Quindi bisogna tenere presente qual è la nostra situazione e di adattarsi e avere quindi una strategia adattativa al nostro situazione, al nostro ambiente. Quindi, lo ripeto, controllo sì. Ma facciamolo bene e quindi concentrato sia nello spazio che nel tempo. Questo è l'unico modo per avere dei risultati. Cioè, che l'obiettivo nostro non è ammazzare i predatori, non è l'obiettivo nostro è ridurre la predazione, salvaguardare la piccola selvaggina. Questo è l'obiettivo. Ok, allora torno un attimo indietro, che c'è un'altra slide prima, che appunto è un'altra problematica di questa piccola selvaggina, è appunto lo sfalcio dell'erba che solitamente avviene in concomitanza con l'epoca di deposizione e cova. E comunque è un passaggio di questi macchinari, disturba la selvaggina appunto, magari spostandola. Cosa, insomma. Sì, è che questo è sicuramente uno degli aspetti, diciamo, dove diciamo, ci sono molti foraggi, le perdite sono importanti. Insomma, è vero anche dove ci sono molti foraggi, cioè abbiamo un ambiente più vario, per cui a volte, però, insomma, soprattutto con le moderne falce condizionatrici, le perdite sono importanti. E cosa si può fare? Le bare d'involo sono sicuramente qualcosa che funziona abbastanza, insomma. Maggiori difficoltà dove abbiamo falce condizionatrici molto veloci, ecco, allora anche qui la bara d'involo può entrare in difficoltà, può avere qualche difficoltà. Però
se no altrimenti comunque se si riesce, diciamo, a trovare un accordo con l'agricoltore, questo strumento fornisce dei buoni risultati. Cioè abbiamo queste catene davanti alla falciatrice, qualche metro davanti, vanno messe davanti al trattore, e individua la fagiana, se salt, che magari vola, e si può recuperare le uova e quindi puoi farle covare da una gallinella, o poi sono vari sistemi, insomma, ecco. E questo è qualcosa che può ridurre sicuramente l'incidenza delle perdite da sfalcio. C'è poi, diciamo, nuove tecnologie, possono essere quelle, la tecnologia infrarossi, che quindi con delle termocamere che consentono di rilevare il calore dell'animale, e anche queste potrebbero dare dei buoni risultati, forse ancora più importanti, perché riesco a vedere prima gli animali. Sono alcuni strumenti sperimentali che sono stati già utilizzati davanti alle macchine, oppure come vediamo adesso soprattutto in Austria e in Germania, o anche già in Trentino Alto Adige, l'utilizzo dei droni con termocamera prima dello sfalcio, soprattutto per il capriolo, ecco, ma magari si riesce a vedere alcuna lepre, magari anche perché un'altra, anche un fagiano, insomma, ecco. Questo chiaramente sono cose magari da cercare di sviluppare, portare avanti, fare progetti e via via diffondere sempre di più, farsi delle esperienze in questo campo. Sono sicuramente cose possibili, ecco. Ad esempio, mi viene in mente un investimento che potrebbe fare un'associazione venatoria con magari il gruppo cinofilo locale, l'acquisto di una termocamera o comunque di un drone, che poi comunque è un acquisto che, insomma, viene dilazionato nel tempo, perché questa strumentazione ha... Certamente. E comunque magari un finanziamento un po' anche dall'ATC. Ma sì, certo, sì, certamente sono cose che si possono fare. No, magari, ecco, ancora sulla piccola selvaggina il drone non mi risulta ci siano grandi esperienze, sono fatte soprattutto sul capriolo, ma io penso si possa tranquillamente provare anche a fare delle esperienze sulla piccola selvaggina, anche con queste nuove tecnologie che diventano sempre più precise, più raffinate, e poi non sono nemmeno poi così costose, insomma, ecco. Sì, ho visto adesso... Scusa, no, anche cose interessanti, poi hanno un valore d'immagine veramente notevole, insomma, ecco, queste cose, queste iniziative, ecco, insomma, ecco, io soprattutto in Austria, Germania, sono molto utilizzate, sono paesi in cui l'immagine del cacciatore è molto migliore che da noi, insomma. Sì, secondo me è un riscatto del mondo venatorio italiano, insomma. Esatto. Che sta seguendo proprio la selvaggina stanziale. Allora, questa qui abbiamo già vista, e appunto adesso volevo parlare un po' del recupero di questa piccola selvaggina stanziale, quali possono essere le pratiche che possono essere, insomma, messe in atto per questo recupero. A me viene in mente appunto la coltura a perdere, buone pratiche agricole che hai appena elencato, qui in basso a destra ho messo quelle barre di involo, e poi i censimenti, i foraggiamenti, ma comunque i censimenti abbiamo anche già parlato prima. E qui ho messo la diversificazione del paesaggio, ecco. Sì, appunto, ho detto, dobbiamo avere una buona diversificazione del paesaggio. Questo, diciamo, è qualcosa di cui si deve occupare a livello di piano di sviluppo rurale, di politica agricola. Poi, ecco, possiamo fare interventi più puntuali. Tu giustamente citi le colture a perdere, che sono uno strumento utile, interessante, che può essere raffinato. Per esempio, in altri paesi, soprattutto Francia e Inghilterra, c'è proprio una filiera della coltura a perdere, cioè sono ditte sementiere che hanno messo appunto miscugli, specie vegetali adatte a questo scopo, cioè fornire rifugio e alimentazione alla selvaggina, a seconda poi anche dei tipi di ambiente. Noi ci dobbiamo un po' arrangiare, quindi facciamo sempre le stesse colture, un po' il sorgo, la saggina, quello che si trova spesso, insomma. Sarebbe interessante perché è migliorabile. Io ho fatto delle esperienze, le abbiamo scritte nei libri con colture che sono sicuramente danno dei vantaggi enormi. Per esempio,
pochi conoscono, è quel cavolo da foraggio, che è la coltura da fagiano usata soprattutto in Inghilterra, perché è una crucifera, quindi è un cavolo effettivamente, però ha questo vantaggio che forma una copertura ideale, perché le foglie proteggono la selvaggina dalla predazione aerea e, diciamo, a livello al piede, al terreno, l'ambiente invece è abbastanza pulito, l'animale si muove con grande facilità. Quindi questa facilità di movimento favorisce l'animale per sfuggire ai predatori, ovviamente, muovendosi più velocemente, ecco. Quindi queste poi sono colture che durano 2 anni, il primo anno fanno solo la parte vegetale, il secondo anno vanno a seme, quindi hanno una ricchezza di semi molto adatti per la selvaggina. Questo è solo un esempio, ma ne posso fare altri, ecco, tutti gli aspetti su cui si può lavorare, si può fare le cose meglio di come si fanno attualmente. Ecco qua, appunto, volevo riprendere un po' le pratiche agricole. In alto ho messo quella foto che gira spesso, appunto, sui vari social, che prevede, appunto, come un corretto sfalcio dell'erba. Esatto. Insomma, se volevi dirmi di più di questa tecnica, o se ce ne sono altre. Questa è diciamo, la buona pratica, è questa, di partire dallo sfalcio, diciamo, dal centro verso la periferia, è in modo da evitare di concentrare gli animali poi nel punto centrale e poi quindi di fare il danno. Insomma, quindi questa è già una buona pratica, se la abbiniamo poi alla barra di un volo è ancora meglio, insomma, ecco. Ecco, sì, ho portato qui, se qualcuno era interessato, la barra di volo che appunto ha queste catene che fanno volare via fagiano, insomma, starna o quel che è, insomma. Sì, esattamente. Tra l'altro, comunque, è uno strumento che uno volendo, un agricoltore, può costruirsi anche in casa, non, insomma, non deve andare a spendere cifre enormi. Può essere tranquillamente autocostruito. Sì. In Francia ci sono anche delle ditte che li fanno, addirittura li hanno perfezionati a seconda del tipo di prato, per esempio ci sono quelli a catena oppure quelli che utilizzano quelle molle dei ranghinatori, a seconda del tipo di prato si può preferire l'uno o l'altro, quindi hanno, soprattutto sono zone chiaramente di pascolo, zone di grande falciatura. Hanno quindi messo a punto anche il tipo di barra di involo adatta al tipo di prato che si va a sfalciare. Sì. Allora, e poi appunto è un tema, insomma, che secondo me è importante, quello che parlavamo, insomma, prima, il riscatto della figura del cacciatore, che è proprio la preparazione del cacciatore comunque di tutti i portatori di interesse. L'analisi dei capi abbattuti, hai fatto l'esempio lampante, insomma, sulla lepre, monitoraggio costante, e poi, come si è parlato prima, dei piani di prelievo. Sì, certo, voglio dire, viviamo in un mondo diverso da quello in cui la maggioranza dei cacciatori è nato, è cresciuto, è per certi versi un mondo più difficile, comunque di... prima magari la selvaggina era talmente abbondante, non c'era bisogno di farsi grandi domande. È anche vero poi che la realtà è che fino a un certo punto il prelievo, se torniamo anche indietro nel tempo, era limitato dalla minore mobilità del cacciatore. Io non sono cacciatore, ma il mio nonno era cacciatore, ovviamente, però. E mi ricordo quando ero piccino e cacciava intorno a casa oppure invitato in qualche riserva, non è che andava dove gli pareva, insomma, ecco, e comunque la mobilità era limitata per molti, insomma, e questo già di per sé è, diciamo, oltre che anche un'etica avvenatoria un po' diversa, perché starna si lasciava sempre non si abbatteva mai l'intera brigata, ecco. Cose che prima magari venivano fatte un po' spontaneamente, oggi abbiamo bisogno magari invece di un approccio
un pochino più organizzato, ecco, quindi allora il monitoraggio, il piano di prelievo, che sono poi operazioni, possono anche, il monitoraggio soprattutto può anche diventare un'attività interessante. Ad esempio io alcuni ATC abbiamo fatto anche, per esempio, il monitoraggio col cane da ferma, magari prima della stagione venatoria. Ecco, questo è anche un modo per allenare il cane senza disturbare la selvaggina, e quindi avere un'idea, diciamo, della popolazione che abbiamo. Ecco. Direi fondamentale anche proprio l'analisi dei capi abbattuti, ecco, questo sarebbe una cosa estremamente importante, ecco, che anche poi è relativamente semplice. E poi, come dicevo, il piano di prelievo, che non deve essere una cosa che limita, non è questo il problema. Il problema è limitare quei comportamenti scorretti di una parte minoritaria dei cacciatori. Poi, secondo me, queste attività sono anche importanti un po' per sono momenti, appunto, di scambio di esperienze, di idee, che appunto possono far solo che bene, secondo me, al mondo venatorio. Sì, sì. Questi momenti, sì, è una crescita. È una crescita. Anche la formazione, ecco, io devo dire, ho fatto tanti corsi, per esempio, per la preparazione al controllo della fauna selvatica. Noi in Toscana abbiamo la figura dell'articolo 37, cioè del coadiutore, diciamo, dei piani di controllo, e quindi che vengono abilitati con dei corsi. Ecco, spesso i cacciatori vengono magari con l'idea di perdere la serata, no? Sentire cose noiose. Poi, ecco, magari invece, se riusciamo a interessarli, credo ormai un po' di esperienza ce la siamo fatta. E invece, quando parliamo di ecologia in senso concreto, cioè facciamo gli esempi, vedo che la gente si interessa molto, ecco, e c'è una crescita, questo è importante, ecco. Perché poi, ecco, appunto, il cacciatore si deve confrontare con una società che non lo capisce, e spesso, diciamo, non sa come rapportarsi, cioè, perché chi ama la caccia ha una grande passione, ma il cittadino che non ce l'ha non la capisce. Allora, però la maggioranza delle persone non sono contrarie di principio, no? Se tu gli spieghi che la caccia è qualcosa che non estingue la popolazione, ma anzi la gestisce, sono persone che si interessano alla conservazione di quelle specie, anche se ne prelevano una parte, comunque si preoccupano della loro conservazione. Se gli fai capire, appunto, un po' le regole dell'ecologia, il prelievo conservativo, poi alla fine, ecco, qui c'è la possibilità di cambiare, ecco, la percezione che oggi ha la società della caccia, senso positivo. Abbiamo scritto qualche articolo anche con Roberto Mazzone della Stella, per esempio, sulla caccia in Germania, per esempio, che è l'unica una delle poche realtà europee in cui abbiamo una crescita del numero dei cacciatori e un apprezzamento, un aumento dell'apprezzamento da parte della società. Cioè, le indagini, diciamo, hanno messo in evidenza che i cittadini tedeschi, anche quelli che non vanno a caccia, tutto sommato, riconoscono al cacciatore un ruolo positivo. E nonostante però che in Germania la caccia, per abilitarsi non è molto semplice, c'è un corso piuttosto pesante, un esame, insomma, ecco. Però questo comporta che l'immagine che ha del cacciatore nella società migliora, e questo credo sia un aspetto su cui, con il giusto passo, insomma, bisogna cercare di fare, insomma, ecco. Ok. Sì, indubbiamente, se si vuole crescere, sono dei passi che si devono fare. Poi un altro parametro, diciamo, che volevo approfondire erano i foraggiamenti. Sia foraggiamenti, sia insomma, in periodi di siccità elevate, se è giusto fornire, appunto, acqua, quali sono i sistemi di rifornimento di acqua. E poi i foraggiamenti, se sono utili tutto l'anno, perché comunque sono una spesa per chi li fa, e quindi se magari devono essere concentrati in determinati periodi.
insomma, un po' avere un quadro su quello che è il discorso del foraggiamento. Allora, diciamo intanto una cosa, che il foraggiamento si fa sulla piccola selvaggina non ha nulla a che vedere con quello che si fa sugli ungulati, che in linea di massima, in tanti casi particolari, sconsigliabile, insomma. Qui abbiamo delle specie in difficoltà, in cui abbiamo alcuni periodi dell'anno con una scarsità di risorse. Per cui, diciamo, in questo caso, secondo me, è un'attività non solo utile, ma raccomandabile. Come e quando foraggiare? Parliamo di fagiano soprattutto e galliforme, quindi anche starna. Allora, ovviamente l'inverno è sempre un periodo critico e di difficoltà e quindi un surplus energetico non può fare che bene. Però direi che la stagione fondamentale è invece dalla fine dell'inverno fino a primavera inoltrata, quando questi animali devono accumulare le risorse, le riserve di grasso per affrontare l'incubazione. Questi animali, quando covano le uova, ovviamente sono fermi, non si nutrono e quindi dimagriscono. Quindi devono attingere alle risorse, alle riserve del proprio organismo. Quindi, se non arrivano alla stagione della cova con delle sufficienti riserve adipose, vanno in deficit e quindi rischiano di non portare a termine l'incubazione delle uova, oppure di essere molto deboli poi per l'allevamento dei piccoli, quindi facilmente predabili, ovviamente. Se un animale si trova in uno stato di necessità, abbandona momentaneamente la cova per alimentarsi, ma ovviamente nel momento in cui la abbandona, espone il nido alla predazione. Quindi far arrivare questi animali in uno stato sanitario, diciamo fisico, buono, è, diciamo, un ottimo sistema per migliorare il successo riproduttivo. È anche un modo per difendere gli animali dai predatori, perché chiaramente se riesco a soddisfare la mia esigenza energetica in poco tempo, meno tempo devo dedicarmi a difendermi dai predatori, ho più tempo per dedicarmi alla difesa dei predatori. Ovviamente il momento dell'alimentazione è sempre un momento critico, un momento di minore attenzione dell'animale. Quindi se con delle mangiatoie l'animale in pochi minuti riesce, diciamo, a soddisfare almeno una parte importante del proprio fabbisogno, è chiaro che quell'animale si difenderà meglio dai predatori, è meno esposto al rischio di predatori. Chiaramente il foraggiamento anche in questo caso deve essere una cosa fatta con criterio, un criterio professionale, seguendo dei principi di carattere tecnico-scientifico. Quindi parliamo di fagiano, diciamo, noi dovremmo idealmente, cosa che viene fatta in Inghilterra, o anche un po' in Francia, idealmente, per esempio, la situazione ideale è di avere una mangiatoia per ogni harem di fagiano. Questo ovviamente è un po' difficile da realizzare, ma ad esempio, zona di ripopolamento, questo si può fare, no? Se magari non ho ogni area, ma insomma, voglio dire, almeno ogni 3-4 va già bene, insomma, ecco, quindi una mangiatoia ogni 4-5 ettari è ottimo. Diciamo, se però ecco, solo una mangiatoia ogni tanto, ovviamente si fa poco, ecco, quindi anche questa è una cosa, se viene fatta, deve essere fatta almeno una mangiatoia ogni 10 ettari, ecco, si hanno dei risultati. Se cominciamo a diluire le cose, ovviamente poi diventa così solo a livello di popolazione ha poco effetto, insomma, magari quegli animali che se ne avvantaggiano si produrranno meglio, però poi alla fine nel numero complessivo contano poco. Quindi, casomai, ecco, è importante quindi progettare bene il piano di foraggiamento, quindi localizzare anche in modo attento le mangiatoie nei posti giusti. Anche il tipo di mangiatoia è importante, appunto perché abbiamo parlato prima del cinghiale, il cinghiale poi non lo devi attirare sulla mangiatoia, altrimenti fai danno. Quindi abbiamo bisogno di mangiatoie a prova di cinghiale, quindi abbiamo tutti degli accorgimenti, devono essere messi in campo tutti quegli accorgimenti per evitare questi fenomeni, così anche un'eccessiva depredazione da parte di topi, ecco, di roditori, ecco. Ci sono comunque degli accorgimenti che si possono adottare.
però il foraggiamento io lo consiglierei vivamente, insomma, come pratica per i nostri, la piccola selva, per i fasianidi. Teniamo presente una cosa, ecco, aggiungo questo. La moderna agricoltura ha praticamente quasi abolito le semine primaverili. Cioè, prima i cereali invernali avevano un periodo di semina, quello classico, autunnale, ma poi c'era una serie di cereali che venivano seminati in primavera, cioè magari quelli fatti per il foraggio, quindi dopo, a fine inverno, insomma, ecco. E ovviamente questi fornivano un pochino di risorse alimentari importanti per questi animali. Questo è quasi tutto scomparso, abbiamo solo varietà, diciamo, a semina autunnale, poi si va alle semine di mais o di girasole, che in alcune zone sono quasi scomparse, che dove non c'è irrigazione ormai il mais non si fa. E quindi, ecco, abbiamo un periodo di vuoto alimentare veramente importante. Ecco per cui il foraggiamento facilita nella vita a questi animali, va incontro, cioè proprio tappa un buco alimentare importante. Ecco, e poi, ecco, aggiungo questo, è ancora più importante se abbiamo a che fare con animali che derivano dall'allevamento. Perché anche i migliori animali d'allevamento, anche quelli magari che hanno già sopravvissuto magari all'inverno, quindi in qualche modo sono già selvatici, però sono comunque rimangono un po' più deboli. Hanno una carica parassitaria più elevata e quindi più facilmente diciamo vanno incontro a uno stress alimentare, perché hanno già un qualcosa che gli fa perdere fitness. Quindi in questi casi è ancora maggiore, diciamo, il fatto che questi animali, se non hanno un'integrazione alimentare, hanno un decadimento fisico più importante, perché chiaramente è un caso di stress, quei parassiti intestinali che si portano dietro, che magari in condizioni normali non hanno alcun significato clinico, chiaramente in condizioni di stress possono prendere il sopravvento e quindi causare un decadimento delle condizioni fisiche. Basti pensare all'effetto di un parassita intestinale, aumenta un po' di diarrea, aumenta anche l'emissione odorosa dell'animale e quindi più facilmente viene predato. Ho fatto un esperimento interessante in Inghilterra in cui si vide appunto che i fagiani foraggiati alla fine stavano meglio da un punto di vista sanitario e quindi erano meno predati. Sì, sono un insieme, diciamo, di fattori che poi limitano la predazione sugli animali, sono tutti questi accorgimenti, che poi anche comunque queste mangiatoie possono essere anche utilizzate come punti di monitoraggio della specie. Esattamente. Ci possono censire. Esattamente. Diciamo che poi anche lo stesso, se c'è un'organizzazione di cacciatori, di volontari, che magari ognuno si prende, magari l'incarico devi fornire 3, 4, 5 mangiatori. Alla fine indirettamente abbiamo un monitoraggio sia delle popolazioni di animali, delle condizioni ambientali, del bracconaggio, della presenza di predatori, e tutto questo poi alla fine porta a migliorare la gestione, ecco, insomma, ecco. Coinvolgere, il coinvolgimento è sempre l'aspetto più importante della gestione, insomma, ecco. La gestione buona è quella che parte dal basso, insomma, ecco. Poi appunto, aspetta, c'era qualcos'altro da aggiungere sul discorso dei foraggiamenti o comunque, no, perché io sono passato, però magari c'era qualcos'altro. Va benissimo. Sì, sì. Ecco, allora, sia appunto per quello che riguarda la selvaggina nelle prove di lavoro, nell'addestramento dei cani, la selvaggina che viene immessa appunto la selvaggina appunto che viene immessa poi a fine stagione di caccia per ripopolamento, insomma, che criteri deve avere? E poi se si organizzano, insomma, delle prove di lavoro, quali sono i periodi da preferire per non interferire appunto con in modo negativo con questa selvaggina? Ecco. Ma entriamo in un campo un po' difficile, insomma, ecco. Innanzitutto, certamente la cosa fondamentale quando si fanno delle immissioni anche a scopo di addestramento cani
Questa è la cosa principale, è lo stato sanitario degli animali. Evitare di mettere animali che diffondano agenti patogeni. Quindi scegliere gli allevamenti, quelli che sono assistiti da veterinari specializzati in avicoltura, che hanno piani di profilassi fatti bene, perché altrimenti appunto andiamo a immettere animali che favoriscono solo i predatori. Questo direi che è l'aspetto fondamentale. Poi sul resto, diciamo, entriamo un po' in un campo un po' dell'opinabile sulla genetica, insomma, ecco, non vorrei entrare troppo in questo campo. Diciamo, anche qui spesso ci sono credenze, soprattutto sul fagiano, è meglio quello, è meglio quell'altro. Mi risulta un po' difficile dare dei consigli in questo campo, ecco, perché la qualità poi di un animale dipende da tanti fattori, e quello genetico è uno, ma non è detto che sia il più importante, insomma, ecco. Sì. Spesso anche qui si va un po' a moda, insomma, ecco, animale, l'americanino e quell'altro, il Mongolia e il torquato. È un po' difficile, diciamo, dare un consiglio in questo campo qui, insomma, quando parliamo di selvaggina di allevamento, diciamo che tutti poi gli allevamenti sono un po' simili, cioè hanno gli stessi problemi, alcuni più, alcuni meno, però diciamo hanno tutti un aspetto comune, che è quello che hanno delle tecniche di allevamento mutuate dall'agricoltura industriale, che comunque provocano dei deficit agli animali, tutti animali allevati non in presenza dei genitori naturali, sono animali che vivono in un ambiente abbastanza monotono, e quindi diciamo non sviluppano dei comportamenti o anche non hanno uno sviluppo fisico adeguato a vivere nell'ambiente selvatico. Come si può fare? Diciamo, io con una cosa che direi è innanzitutto cercare di non interferire con le popolazioni selvatiche. Quindi se io ho una popolazione selvatica, una zona di popolamento e cattura, starei lontano da quella zona per fare delle prove con animali di allevamento, che preserverei quella popolazione in tutti i modi. Questo è un aspetto. L'altro, ecco, quando parliamo di ambientamento, sia che si sia per animali da addestramento, sia per ripopolamento vero e proprio, io credo che ormai l'esperienza ci dice una cosa, che l'unica tecnica di ambientamento che consente di buoni risultati è il recinto a cielo aperto, per il fagiano. La starna è un po' diverso, ma per il fagiano sicuramente sì. Il recinto a cielo aperto, volevo chiedere, è permesso a questi animali di uscire e tornare nel recinto? Sì. Esattamente. Questo consente chiaramente di mettere degli animali. Ecco, il recinto a cielo aperto funziona bene quando abbiamo degli animali relativamente giovani, in modo tale che quando li mettiamo non volano ancora tanto, quindi tendono a rimanere dentro una voliera, dentro questo recinto, che è relativamente protetto dai predatori, e quindi hanno l'opportunità di, piano piano, di adattarsi alla vita selvatica in un ambiente relativamente protetto, soprattutto dai predatori terrestri. Quindi fanno quelle esperienze che consentono a questi animali di recuperare quei deficit di cui abbiamo parlato prima. Ecco, come coordinare, come diciamo far in qualche modo combaciare questa cosa con le esigenze di addestramento canino? Questo non è, i periodi di addestramento magari sono diversi, però per esempio noi abbiamo visto una cosa che tanti non hanno capito, i recinti di ambientamento, se ben gestiti, possono anche servirmi per ricatturare una parte della selvaggina, per immetterla magari in posti più lontani, o per esempio anche a uno scopo di cinofilia. Però a quel punto vado a immettere degli animali già che non sono proprio di polli, ecco, perché già comunque hanno cominciato ad ambientarsi. Noi abbiamo messo appunto una tecnica, praticamente, quindi noi le consiglio che diamo di recinti a cielo aperto dotati al suo interno di voliere. La voliera è importantissima all'interno del recinto, ma non perché deve trattenere gli animali,
Gli animali nella voliera interna ci devono stare un giorno, due, massimo tre, però mi servono per evitare l'allontanamento magari rapido che ce l'hai immediato se noi li mettiamo senza nessun'altra struttura. Gli animali quando arrivano nel recinto di ambientamento stanno due o tre giorni in voliera e poi, diciamo, un po' alla volta vengono fatti uscire dalla voliera, un po' alla volta, ma comunque nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, devono essere tutti fuori. In questo modo, diciamo, gli animali si abituano alla vita selvatica. Ma la voliera diventa importantissima perché la posso usare per ricatturare gli animali, anche da un mese dopo l'ambientamento. E quindi questo ho degli animali, diciamo, per fare ripopolamenti, per fare magari cinofilia, diciamo che però sono di qualità decisamente migliore di quelli che arrivano direttamente dall'allevamento e che non hanno passato un giorno in ambientamento. Questo è una cosa che si può fare, ecco, insomma. Sì. Dicevamo prima che un grosso problema di questa selvaggina è che proprio una volta immessa nel territorio non riesce a riconoscere il cibo, e si parlava di un possibile foraggiamento con delle tarme proprio per il movimento di questi animali che fin da piccoli, insomma, se vengono abituati fin da piccoli con il movimento delle loro prede, poi è più facile, sì, in natura per loro reperire il cibo. Sì, è importante la gestione alimentare di questi animali sia nella fase di allevamento che in fase di ambientamento. Quello che è stato visto, sì, è chiaro, in allevamento intensivo è un po' difficile, però abbiamo stato visto che se si comincia a inserire degli alimenti naturali sin da subito, fin dai primi giorni di vita, poi questi animali, una volta liberati, hanno una capacità di riconoscere gli alimenti naturali superiore. Quindi già dopo 2 o 3 giorni di vita, per esempio, è stato visto che mettendo, diciamo, anche piccole quantità, per esempio, di camole della farina, bigattini, questo tipo di larve, gli animali li riconoscono e poi dopo saranno molto più rapidi nell'acciuffare gli insetti, anche gli insetti adulti, non solo le larve. È stato fatto proprio un esperimento, larve da piccini e poi vedere come si comportano quando devono prendere un grillo. È visto che gli animali abituati fin da piccoli alla camola sono molto più abili nel catturare poi il grillo, e soprattutto sono più veloci nel riconoscere, ci mettono meno, quindi quando li vado a immettere, diciamo, sono più pronti, ci mettono meno a riconoscere le prede, e quindi hanno il periodo, diciamo, in cui sono più soggetti a predazione, si riduce, perché se ci metto tempo a riconoscere il cibo giusto, è chiaro, più tempo sto ad alimentarmi, come si diceva prima, più tempo sono esposto ai predatori. Quindi queste tecniche sono per ora a livello sperimentale, ma si potrebbe cominciare a farle. Ma ecco, per esempio, in ambientamento è bene già che e cominci a somministrare alimenti naturali, le granaglie, insieme magari anche al mangime, perché magari se gli animali sono piccoli ho bisogno anche del giusto apporto proteico. E poi in certi casi, se non abbiamo grossi quantitativi, potrebbe essere interessante, ecco, fare queste piccole, magari inserire, ecco, magari le camole della farina nell'alimentazione, e questo sicuramente aiuta, ecco, insomma. E poi, diciamo, abbiamo anche la necessità di far adattare l'apparato gastrointestinale dell'animale all'alimento naturale. E l'animale, diciamo, selvatico, anche il fagiano, la starna, la pernice, hanno una certa capacità di digestione della fibra, perché hanno degli intestini ciechi molto sviluppati, che sono quelli dove avviene la fermentazione del materiale vegetale. Quindi se, diciamo, con alimenti troppo raffinati, poco fibrosi, questa parte, diciamo, dell'apparato intestinale si sviluppa meno. Quindi ovviamente la capacità poi di assorbimento, la capacità di utilizzazione di alimenti naturali è inferiore. Quindi ecco, questo dall'allevamento in fase di ambientamento è importante curare l'aspetto alimentare, quindi coprire i fabbisogni, ma allo stesso tempo favorire un corretto sviluppo dell'apparato gastrointestinale. Ok, allora volevo vedere un po' se
c'è qualche domanda da parte, insomma, di chi ci segue. Vabbè, sì, qui Irene, più che condivisibile, occorre migliorare la preparazione del giovane cacciatore che deve dare l'esame per la licenza. Insomma, molto condivisibile. Sì, ecco, è importante, secondo me, che non si tratta poi di rendere l'esame più difficile, ma secondo me è troppo limitante un esame che si basa solo sul riconoscimento degli animali. Qualche nozione di ecologia animale, queste cose, che poi alla fine, se fatte bene, diventano anche interessanti, interessano e sono molto formative, ecco, per il cacciatore. Sì, un secondo solo. Che, ok, poi c'è un altro commento. Diego Marani chiede appunto cosa si sta facendo di concreto per la riduzione dei prodotti chimici nell'agricoltura. Secondo me di grosso impatto e danno alla selvaggina. Diciamo cosa si sta facendo. Già da una parte c'è una spinta verso l'agricoltura biologica, che sicuramente è utile alla piccola selvaggina. Dall'altra si vede un po' poco, insomma, ecco. Io dico, ecco, chi mi segue anche su gestione faunistica, ho riportato diversi post, diversi esperienze su questo, però ecco, l'aspetto più negativo è quello indiretto, cioè diserbo, insetticida, interruzione catena alimentare degli insetti. Quindi elimino col diserbo, elimino delle piante infestanti, ma sono anche piante che a sua volta sono cibo per insetti, e questi insetti sono proprio quelli di cui si nutrono i pulcini delle starne e dei fagiani. Quindi abbiamo questo effetto di interruzione della catena alimentare, che è l'aspetto forse più importante. E cosa si può fare? Ecco, oltre all'agricoltura biologica, che va benissimo, insomma, certamente è utile, possiamo mettere in campo altre possibilità. Anche bisognerebbe che le regioni, quando fanno i PSR, specialmente nelle zone cerealicole, mettessero questa possibilità, ad esempio non diserbare i margini dei campi, campi di cereali, perché sono queste le zone dove, diciamo, la fagiana, la piccola selvaggina va a nidificare e dove quindi alleva i piccoli. Quindi, diciamo, ecco, basterebbe i 6 metri dal margine dell'appezzamento, il cosiddetto conservation headlands, perché l'hanno messo appunto gli inglesi, conservazione dei margini dei campi, questo diserbo selettivo, che quindi è un buon compromesso, diciamo, fra l'esigenza dell'agricoltore comunque di avere un campo pulito dalle infestanti e comunque invece un rispetto della biodiversità. Le aree marginali dei campi sono anche meno produttive, per cui la perdita poi alla fine di prodotto è abbastanza contenuta. Ovviamente ci possono essere problemi agronomici, ovviamente di infestanti, e poi via via possono essere, diciamo, in qualche modo affrontati, però diciamo, in linea di massima questa è una tecnica che funziona. È stato visto che dove si utilizza questa tecnica, la sopravvivenza dei pulcini, dei fagiani di starna, torna a livello, di prima dell'arrivo dei diserbanti, della chimica in agricoltura. Poi, come dicevo prima, comunque, questi animali, tranne in alcuni casi, se possono, nidificano più negli ambienti seminaturali. Quindi avere spazi seminaturali che sono non trattati, può essere il campetto a perdere, magari il set aside, se sono ben distribuiti all'interno diciamo, della campagna, questi appezzamenti in numero adeguato, chiaramente questi sono posti dove gli insetti ci sono e quindi non c'è, e quindi in qualche modo sono molto estremamente utili. Soprattutto devono essere gestiti in modo da essere utili per la piccola selvaggina. Quindi un set aside è sempre una cosa non fissa, nel senso che un incolto non deve rimanere incolto per più di 2 anni, perché poi diventa una macchia impenetrabile, ma periodicamente, quindi alternare le zone a riposo, se sono appunto distribuite bene, consentono di
in qualche modo compensare le perdite dovute alla chimica. Poi, diciamo questo, bisogna incoraggiare l'agricoltore anche a effettuare maggiori rotazioni, cioè diversificare la campagna, diversificare le colture, riduce l'impiego di fitofarmaci, perché ovviamente più fa monocoltura, più seleziono erbe infestanti. Rotando, chi studia agronomia sa benissimo che quando invece si fanno le rotazioni, con le rotazioni indirettamente controllo le infestanti e quindi riduco la necessità di ricorrere ai fitofarmaci. Poi ovviamente bisogna anche cercare via via i fitofarmaci più impattanti, quelli vanno eliminati, vanno sostituiti con farmaci di minore impatto, insomma, ecco. Però soprattutto bisogna ridurre la chimica in agricoltura, che non significa passare necessariamente al 100% biologico, significa ci sono tante possibilità per farlo. Certamente bisogna ridurla per aumentare la biodiversità, che poi alla fine è un vantaggio per tutti, anche per l'agricoltore. Sì, senza dubbio, ed è il futuro, secondo me, un po' dell'agricoltura, queste nuove visioni. Mi avvio verso la conclusione, però volevo appunto prima, visto che già qualcuno aveva chiesto la casa editrice, è Geografica Edizioni, giusto? Sì. E quindi un secondo solo. Volevo condividere proprio... Ecco qui, appunto, questi erano i due libri di cui si parlava. Gestione faunistica venatoria del fagiano e poi Piccole selvaggine. Esattamente. Che si trovano su, appunto, sulla casa editrice Geografica, giusto? La casa editrice si trovano e possono essere acquistati direttamente lì. Perfetto. Secondo me sono uno strumento più che interessante per chi, insomma, si appassiona, soprattutto per chi caccia, ma e poi appunto chi deve gestire questa piccola selvaggina stanziale. Secondo solo, ecco qua. E poi avevo un'ultimissima domanda che appunto mi veniva chiesto: cosa ne pensa della metodica di immissione estiva di fauna selvatica giovane, fagiani, starne, massimo 90 giorni e le protti massimo 30 giorni in zone protette? Sì, diciamo, va benissimo se in zone di rispetto, a seconda delle varie denominazioni, secondo me è la cosa migliore, insomma, nel senso che noi la metodica che avevamo messo a punto per quanto riguarda una zona come la Toscana era proprio questa: si creano delle piccole zone di rispetto venatorio di dimensioni piuttosto varie, ma insomma mai eccessive, insomma, dotate di una struttura di ambientamento, un recinto, e qua si mette appunto animali relativamente giovani, ecco, l'età massimo 90 giorni va benissimo, direi che 60-90, sotto i 60 diventa problemi, sopra i 90 riduciamo le capacità di ambientamento, quindi fra i 60 e i 90 è l'intervallo giusto, Poi la scelta dipende un po' anche dal manico, diciamo, ecco, se sei un bravo ambientatore, diciamo, che sa gestire animali anche giovani, che ovviamente sono un pochino più sensibili, c'è più attenzione, posso scegliere animali più giovani. Sono magari più bruttini da vedersi, ma chiaramente prima ambiente, meglio ambiente. Cioè, è chiaro, se un bambino lo manda a scuola a 6 anni, impara bene a leggere e scrivere, se lo manda a 10, avrà molta più difficoltà. Il sensibile è quello giusto, è lo stesso per questi animali, il periodo giusto è quello, diciamo, potremmo dire di post svezzamento, insomma, quindi 60 giorni sono giusti. Meno abbiamo problemi di termoregolazione, perché a quel punto sono animali che non hanno il genitore, per cui non possono essere scaldati, e quindi, diciamo, se viene un po' di freddo possono patire. Da 60 giorni in poi, diciamo, questi animali hanno delle buone capacità di termoregolazione, reggono abbastanza, diciamo, anche gli sbalzi di temperatura che ci possono essere durante, diciamo, l'estate o fine primavera, e quindi, diciamo, quello è il momento giusto. Direi senz'altro strutture di ambientamento, soprattutto per quanto riguarda il fagiano.
Per la starna la pernice è un po' diverso, forse diciamo ecco il recinto non è così indispensabile. Sono animali un po' diversi, tendono ad allontanarsi da soli, quindi diciamo una cosa un pochino diversa. Per il fagiano senz'altro sì. E la piccola zona di rispetto diventa il polmone da cui gli animali si irradiano. In questo modo, andando un po' fuori, un po' rientrando, diciamo, creano la possibilità di un prelievo costante durante la stagione venatoria, se la zona è gestita, ovviamente. Allora, è sparito Francesco. Vedo se riesco a trovare di nuovo il collegamento. Ok, allora qua, non riesco più a contattare Francesco. Comunque, eravamo insomma addirittura d'arrivo. Mi dispiace che per insomma, chi aveva fatto l'ultima domanda. Ecco Francesco. Ecco, ho perso il collegamento. Non so perché. Si stava dicendo dei recinti di ambientamento, no? Ecco, dicevo, sono lo strumento ideale, ecco, la piccola zona di rispetto, magari è il polmone, l'avviamento spontaneo della selvaggina e quindi anche un prelievo costante durante la stagione venatoria, non si esaurisce subito, insomma. Perfetto. Allora, se lei è d'accordo, io direi insomma, di concludere questa serata che dai commenti che posso vedere è stata più che interessante e lo è stato anche per me. Spero che, come si è detto insomma, durante tutta questa serata, possa spingere alcuni cacciatori a iniziare a gestire questa selvaggina, ma non solo, tutti i portatori di interesse, insomma. Ecco, quindi se lei è d'accordo potrei chiudere quindi il collegamento. Benissimo. La ringrazio ancora per la disponibilità. Grazie a voi e un saluto a tutti.